Quali sono gli ingredienti per un'ottima sfoglia? Sicuramente la scelta migliore per la farina. Oggi parliamo di pasta fresca all'uovo. Al Dentilab è venuto a trovarci Andrea Medici, titolare del ristorante Osteria in Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Andrea non è nuovo a telecamere e riflettori, ha partecipato e vinto la puntata sulla pasta fresca di un noto programma televisivo. Utilizza da sempre nel suo locale le farine di Molino Denti. La pasta fresca di tradizione emiliana incontra originali sapori e accostamenti. Oggi condividerà con noi tanti suggerimenti utili. Ciao Andrea! Ciao Sandra! Beh, molto bene, oggi quindi parliamo di pasta fresca. Che cosa ci hai preparato? Allora, abbiamo preparato 3 impasti. Una sfoglia classica all'italiana con aggiunta di più tuorli, una integrale con la 230 tipo 2 e una pasta all'italiana con dentro il germe di grano. Questo primo impasto che hai preparato con più tuorli, come l'hai impastato? Questo impasto l'abbiamo impastato con la sfoglia più e più tuorli, perché di solito si usano per chilo di farina 10 uova intere. Noi abbiamo usato un chilo di farina, 18 tuorli e 6 intere. Questo principalmente per 3 motivi. 1. Il colore e il sapore della pasta. 2. La tenacia. E 3. Quando andremo in cottura, avendo usato più tuorli rispetto ai bianchi, assorbirà meno acqua, perciò rimarrà più al dente. Questo secondo impasto con in fibra tipo 2-230 si presta sia a paste ripiene e non? Sì, si presta a tutte e due. A me personalmente piace più una pasta ripiena con un ripieno dolce, perché gli diamo un po' più di rusticità e di sapore avendo una pasta integrale. Questo terzo impasto invece l'hai sempre fatto con la sfoglia più, ma hai aggiunto il germe di grano. Ecco, in che percentuali lo consigli e che tipo di caratteristiche porta al prodotto finito? Allora, lo consiglio al massimo 5% sul totale della farina, sennò dopo diventa troppo forte. E aggiunge la croccantezza in cottura, cioè sotto al dente si sentirà il germe e il profumo del tostato. Un consiglio che mi sento di darvi è per il riposo della pasta, la tecnica del sottovuoto. Questa farà sì che la pasta, quando la andremo a stendere, risulterà più liscia e sottile, e soprattutto non ci sarà bisogno di farla riposare 1-2 ore in frigorifero. Stai completando l'impiattamento di questi 3 fantastici piatti. Sì, abbiamo preparato i cappelletti in brodo di cappone, i ravioli verdi con ripieno di mortadella aromatizzata al tartufo nero, e qua abbiamo i fagottini ripieni d'anatra con i piselli e i suoi germogli. Fantastici. Beh, io inizio a ringraziarti di cuore per questa tua partecipazione. È stato un gran piacere averti qui al Dentilab e mi auguro di ritrovarti qui presto, perché so che abbiamo tanti interessi in comune e uno di questi sono le nostre farine, e mi piacerebbe impastare insieme come siamo soliti fare qui al Dentilab nella prossima occasione. Allora ci vediamo presto e molto volentieri. Grazie. Una farcitura davvero originale, ma una pasta all'uovo eccezionale. Questo diventerà uno dei miei primi piatti preferiti.